Il ruolo quotidiano della Guardia di Finanza, il percorso formativo, le attività che contraddistinguono le Fiamme Gialle sono alcuni dei temi che sono stati affrontati questa mattina durante l'incontro che si è svolto nell'auditorium dell'Istituto Tecnico Commerciale Luigi Sturzo di Gela. Presente il vice comandante della compagnia gelese Gilberto Gerli ed il tenente Nicola Bomba, tirocinante. Abbiamo parlato di come si svolge la quotidianità accademica, illustrando tutte le attività giornaliere, le sensazioni nostre. Abbiamo anche avuto il piacere di avere qui tra di noi un tirocinante che è fresco e ancora tuttora in accademia, quindi chi meglio di lui può portare l'esperienza dell'allievo ufficiale presso gli alunni della scuola. E speriamo di essere stati d'ausilio nell'ispirare magari, ecco, a termine del percorso formativo scolastico, speriamo la scelta verso la scelta per la proposizione della domanda presso la nostra amministrazione. Abbiamo illustrato il percorso formativo e universitario dell'Accademia, che attualmente si svolge nel seguente modo: una volta vinto il concorso per l'Accademia della Guardia di Finanza per i ruoli ufficiali, l'allievo intraprende un percorso formativo che porterà al conseguimento della laurea quinquennale in giurisprudenza. Il dirigente scolastico Grazio Di Bartolo. La Guardia di Finanza si è prestata a questo servizio, dare un contributo alla scuola per rendere i ragazzi edotti su quello che è il servizio che concerne, insomma, la Guardia di Finanza. Per cui ho accettato volentieri questa richiesta di invito a venire qua, perché è giusto che i ragazzi abbiano contezza un pochettino di ciò che devono fare dopo aver conseguito il diploma. È una bella opportunità, quindi vengono motivati a questo tipo di attività.